Paolo perché rappresento Casa Paolo, ma come abbiamo detto, come sono ribadito più volte in campagna elettorale prima del 4 marzo, da ora lo scontro politico non sarà più fra destra e sinistra, credo che il discrimine d'ora in avanti sarà tra chi ama l'Italia e chi la odia, come diceva Simone Di Stefano, tra le file di chi odia l'Italia oggi dobbiamo annoverare quelli che vogliono vederla perdere, ci siamo stati molto pochi. E questo è il problema, il primo problema è questo, che ci sono mancati gli spazi, perché gli spazi mediatici da parlare di questi temi sono importanti, perché ad oggi io non faccio considerazioni tecniche sulla moneta, perché quelle voglio che le faccia l'avvocato. Io vi faccio notare come questo l'euro, che come dice anche l'avvocato, è un sistema di governo, si regge essenzialmente sulla paura e sulla disinformazione. Perché se oggi c'è ancora una larga fetta di italiani che pensa che questo sistema abbia dei risvolti positivi per la collettività, essenzialmente per una disinformazione e per una sorta di terrore che viene indotto attraverso i media, che ci fanno credere che sia irreversibile, che non ci sia alternativa. Perché la prima argomentazione che sento dire da un pro-euro qualsiasi è che altrimenti l'Italia cadrebbe al bar, altrimenti l'Italia farebbe la fine dell'Argentina, eccetera, eccetera. E questo perché? Questo perché per una sorta di confusione che ci viene indotta appunto dai media e una semplice confusione che viene fatta tra la macroeconomia e la microeconomia, quindi uno viene portato a pensare che il debito pubblico sia come debito privato e non si rende conto che non ha niente a che fare con il proprio mutuo della casa, del debito pubblico. Quindi sono argomenti che cui le persone non sono portate ad interessarsi, perché sono argomenti complessi, ma in realtà sono argomenti da conoscere. E chi meglio di avvocato Mori per parlarne, perché cioè, nonostante sia un argomento complesso è senz'altro una delle voci più chiare nell'esposizione, quindi inizierei direttamente con l'avvocato. Grazie. Abbiamo ancora qualche problema forse con le riprese, se posso permettermi vi chiederei anche di riprendere la sala, perché insomma, visto che la sala è piena ci teniamo anche a far vedere che siamo bravi. E lo dico soprattutto per coloro i quali non ci vedono, che sono al di fuori. Adesso darei la parola all'avvocato Mori, così inizia la sua introduzione sull'argomento, poi come ho detto prima magari intercaliamo il suo intervento con delle domande o magari con degli approfondimenti e con delle richieste specifiche. Questo ovviamente anche da parte del pubblico, qualora qualcuno del pubblico volesse intervenire. Grazie. Magari alzando la mano così gli forniamo il microfono. Grazie. Avvocato. Grazie a voi. Scusate se pasticciavo col cellulare, ma stavamo cercando di mettere dritte le immagini. Ci siamo. Arrivano insulti invece che ascoltare quello che diciamo. Grazie per l'invito, per avermi fatto venire qui, mi fa molto piacere vedere ancora una volta una sala pienissima ed è una costante con Casa Pound, segno che il partito sta lavorando bene, che si portano avanti i temi giusti e che di fatto in questo momento siamo gli unici a portarli avanti. Abbiamo visto un'involuzione della questione sovranista in questi mesi, il sovranismo non è più diventato il riscatto appunto di quella che doveva essere la nostra capacità e potere d'imperio sul territorio nazionale, ma è diventato soltanto un andare verso un'Europa diversa. Un'Europa diversa che rimane e rimarrà con le modifiche che hanno messo sul piatto l'Europa della finanza, delle banche e quant'altro. Questo vi dico subito perché. Perché in sostanza, se anche si riformasse il Parlamento europeo, e quindi diventasse un Parlamento normale, come il nostro Parlamento, un Parlamento che ha l'iniziativa legislativa, quindi che può legiferare, un Parlamento democraticamente eletto, se anche si riformasse la Banca Centrale e diventasse prestatrice illimitata di ultima istanza, cioè una Banca Centrale che letteralmente crea moneta per finanziare la spesa, beh, questo sistema non sarebbe in nessun modo in mano ai popoli europei, perché la banca centrale in tutti i progetti di riforma resta indipendente dalla politica, ovvero se il Parlamento può legiferare, ma di fatto nel momento in cui legifera in una materia che richiede spesa,
non ha la possibilità di emettere moneta perché non può dare ordine alla banca centrale di farlo, in realtà le leggi continuerà a scriverle la banca centrale. Questo deve essere un concetto chiave che dobbiamo scolpirci nella mente, perché solo ed esclusivamente se la Banca Centrale Europea diventasse prestatrice limitata di ultima istanza, dipendente dalla politica, allora potremmo forse parlare di democrazia, al netto del fatto che popoli completamente diversi tra loro, che parlano lingue diverse tra loro, non si metteranno mai d'accordo in Parlamento per fare qualcosa che possa davvero andare verso gli interessi nazionali. Ragione per cui io resto contrario a prescindere da questo tipo di disegno, anche da un punto di vista squisitamente tecnico e giuridico, visto che dobbiamo rammentarci che la forma repubblicana è definitiva, l'articolo 139 ce lo dice, quindi anche se nascesse il paradiso in terra e lo chiamassimo Stati Uniti d'Europa, nella loro logica, sarebbe comunque un atto contrario alla nostra Costituzione in definitiva eversivo. Si usa tanto parlare di applicazione della legge Scelba, a casaccio di solito, la legge Scelba punisce gli atti eversivi e non si vedrebbe atto più eversivo che effettivamente quello di creare gli Stati Uniti d'Europa e mettere fine alla forma repubblicana. E adesso però voglio partire un attimo, sono passato un attimo a conclusioni attuali, a situazioni attuali, voglio tornare un po' indietro nel tempo, perché un'altra parte che si è completamente dimenticata nel dibattito è la genesi della situazione che viviamo. Cioè il problema oggi non è semplicemente l'euro o l'Unione Europea. L'euro è uno strumento, l'Unione Europea è un insieme di regole giuridiche. Il problema è l'ideologia che sta dietro a queste regole giuridiche che ha letteralmente fagocitato quella che era la nostra società. E quindi parliamo prima di tutto del problema liberista, perché se noi non affrontiamo il tema della lotta al liberismo, non riusciamo a focalizzare quelli che sono i problemi attuali. E allora vi voglio raccontare su questo una storia che riguarda l'inizio del 1900, la storia della più grande compagnia petrolifera esistente al momento, in quel momento nel pianeta, Stati Uniti d'America, si chiamava Standard Oil, era fondata dal progenitore della famiglia Rockefeller, John Rockefeller, nonno di David Rockefeller, morto da poco e ha fondato quella che si chiama Commissione Trilaterale. Bene, lui aveva il monopolio totale non solo dell'estrazione, raffinazione e distribuzione del petrolio negli Stati Uniti d'America. I pur liberisti Stati Uniti d'America nel 1911 si rendono conto che il potere di Rockefeller in questo momento è troppo grande, troppo forte, superiore sicuramente a quello della politica del presidente americano stesso, e decidono di smantellare la Standard Oil. La trasformano in 34 società più piccole e fanno fuori questo progetto che già da allora era ormai avanzatissimo, perché in quel momento, controllando completamente il petrolio nel paese, il padrone degli Stati Uniti d'America era lui, era la sua compagnia, la Standard Oil. Non è forse un caso che appunto il nipote, negli anni 70, crea un'associazione che ha uno scopo chiarissimo. Ha lo scopo di fare in modo che gli stati nazionali si disinteressino dell'economia. Era stata una questione familiare. Loro avevano vissuto in prima persona cosa significava uno stato che a un certo punto, per interesse collettivo, decide di intervenire nel settore economico e mette fine a una situazione di monopolio che era appunto contraria agli interessi della collettività. Questa veniva considerata una minaccia insopportabile per chi deteneva gran parte del potere e della ricchezza. E da lì, in quelli che lo stesso Mattarella chiama fuori sganciati da ogni ufficialità, si è cominciato a trovare una linea di condotta comune tra i vari detentori dei maggiori capitali internazionali, quel famoso 1% che detiene il 99% della ricchezza mondiale. Seppur fra di loro sono anche ora oggi fazioni in lotta l'uno con l'altro, hanno compreso e hanno definito un progetto unico, che era quello appunto di togliere di mezzo le sovranità nazionali, che rimanevano l'ultima barriera al loro controllo. E come hanno fatto a togliere di mezzo le sovranità nazionali? Hanno lavorato sul concetto di interdipendenza economica, cioè far sì che nessuna nazione potesse essere indipendente perché si è inculcato quel concetto di libera circolazione di capitali e delle merci, e da lì hanno via via indebolito gli stati,
fino ad arrivare al punto di presentarci degli ordinamenti giuridici che rendevano legge il loro modello. Perché per esempio nell'Unione Europea è assolutamente vietato l'intervento dello Stato in economia. È vietato, lo Stato non può intervenire per disciplinare, controllare e coordinare l'economia, cosa che invece il nostro modello costituzionale prevede. Per cui, una volta che abbiamo lasciato il campo aperto a questi poteri, che si sono trasformati in un ordinamento giuridico, di fatto ci siamo trovati in condizione di non avere più possibilità di reazione se non prendiamo consapevolezza di dov'è l'origine del problema. La Costituzione italiana perché è soltanto antipatica a questi poteri? Perché J.P. Morgan nel 2013 chiedeva lo smantellamento della Costituzione italiana? Lo chiedeva perché era una Costituzione appunto che ostacolava il controllo a livello di potere del potere economico, proprio il controllo politico dell'economia. Ostacolava questo e questo diventava un problema. J.P. Morgan che oggi viene venduta dal governo come potenziale salvatrice della patria, perché sarà lei magari ad acquistare i nostri titoli di Stato invenduti, il che è quantomeno paradossale, perché credo che tutti arriviamo a capire che gli interessi di J.P. Morgan non sono propriamente i nostri interessi, e questo dovrebbe essere piuttosto evidente. E questo tema veramente è il grande dimenticato della politica, perché oggi diciamo facciamo le riforme, facciamo qua, facciamo là, ma nessuno ha il coraggio di dire che l'economia va controllata. Sentiamo per esempio il Presidente della Repubblica che continua a dirci che la libera circolazione di merci e capitali è la ragione della pace. Ma allora di nuovo andiamo a guardare la storia e scopriamo che da un punto di vista appunto reale, nel 1913 avevamo il massimo livello di sviluppo della libera circolazione di merci e capitali. Era il punto massimo che avevamo raggiunto nella storia nel 1913 e comunque scoppiarono la prima e la seconda guerra mondiale. Perché chiaramente un modello che basa tutto sulla competizione tra stati è un modello che crea conflitti. L'Europa nei trattati codifica la forte competitività tra le nazioni. La forte competitività tra le nazioni significa conflitto. Questo è forzare una politica economica sulle esportazioni, cioè riuscire a vendere i nostri prodotti all'estero a discapito della nostra domanda interna, significa andare in conflitto con qualcun altro, banalmente. Se io voglio vendere le mie scarpe ai francesi, per fare un esempio, significa che in Francia qualche fabbrica che produce scarpe chiuderà e che dei cittadini francesi saranno disoccupati perché loro compreranno i nostri prodotti. Quindi la competizione a livello internazionale crea conflitto. Questo lo diceva, ad esempio, in maniera esemplare Keynes. Keynes è il padre della macroeconomia, colui che considerava già fallito il liberismo economico negli anni 30 come causa della grande crisi che poi ha portato alle conseguenze che ben sappiamo e che ci confermava come qualsiasi analisi oggettiva smentisse che la libera circolazione di capitali e merci portasse alla pace, ma che anzi era vero al contrario. In questo contesto oggi ci bombardano dal punto di vista ovviamente mediatico. Quando era già chiarissimo per lui allora che la libera circolazione doveva riguardare le materie prime e le tecnologie. La circolazione delle merci e dei capitali andava per forza di cose limitata, perché creava un problema di democrazia reale e di politica che andavano contro l'interesse collettivo. Lo stesso governo italiano oggi, nella lettera che Paolo Savona ha mandato adesso a settembre, il 9 di settembre, alla Commissione Europea, all'Unione Europea, ha scritto quelle che sono le richieste di riforma dei trattati da parte del nostro governo e lui esordisce proprio ribadendo che il modello liberista viene considerato intoccabile perché solo la libera circolazione di capitali e merci ha garantito la pace in questi anni. Quindi riconfermando come lo Stato non debba in nessun modo interessarsi dell'economia. Io se penso che durante i verbali dell'Assemblea Costituente, non so, Aldo Moro, per dirne una, addirittura ci ricordava come era necessario un controllo e una disciplina a livello mondiale dell'economia. Cioè, pensate quanto siamo andati indietro, come si è involuto il nostro pensiero. Non siamo capaci di comprendere che noi non vogliamo vietare la libera impresa come non lo vieta la Costituzione,
ma ovviamente la libertà economica deve fermarsi quando va contro agli altri diritti fondamentali. Ed è evidente che nel momento in cui la ricchezza è centrata nelle mani di pochi, siamo in un modello globale che è speculare al gioco del monopoli. Avete presente, no? Il monopoli è, dal punto di vista proprio esemplificativo, il quadro più chiaro di che cos'è il liberismo. Ovvero un modello in cui, mancando di fatto un intervento redistributivo della ricchezza, la ricchezza stessa si accende nelle mani di pochi e alla fine uno ha tutto e tutti gli altri falliscono. È ovvio che nella vita reale il processo è molto più lento, ma l'andamento è esattamente lo stesso. E abbiamo visto negli anni aumentare ovviamente le diseguaglianze all'interno della società, persino in stati che non hanno attuato le politiche di austerità come ha fatto l'Italia. Gli Stati Uniti hanno avuto ad esempio una banca centrale che ha fatto politiche espansive, ha immesso liquidità nel sistema economico, ma comunque sia hanno aumentato le diseguaglianze sociali, perché è in voga un modello ultraliberista che non consente appunto la redistribuzione della ricchezza. Questo modello, quindi appoggiato dal governo, santificato anche da Mattarella, che ricordiamoci nel 2016 ha fatto un gesto, se vogliamo, simbolico, ma di una portata incredibile. Mattarella ha invitato al Quirinale gli esponenti della commissione bilaterale, ha elogiato pubblicamente in quel discorso, ascoltate bene, fori sganciati da ogni ufficialità nei quali vengono prese le decisioni che poi influenzano la politica. Ecco, questo è l'esatto contrario della parola democrazia. Cioè si ritiene giusto che alcune elite, quindi gruppi del potere finanziario, a porte chiuse, in assenza di dibattito, scelgano quello che deve essere fatto. E questo è assolutamente inaccettabile, soprattutto da chi dovrebbe essere il garante della Costituzione. Democrazia significa governo ovviamente del popolo. Quindi il popolo ha il sacrosanto diritto di fare quello che vuole, compreso schiantarsi contro quella parete, se lo vuole. Non può essere fermato da autorità indipendenti, altra parola che va molto di voga, che è molto in voga, che commissariano la democrazia. Ecco, tutto questo era codificato, noi abbiamo gli articoli 41, 42, 43 della Costituzione che sono chiarissimi ed è un modello che però continuiamo a non applicare. Parliamo dell'incidente che è successo a Genova, del crollo del Ponte Morandi. Il governo parte con il piede giusto, parlando di nazionalizzazioni, poi però ovviamente le regole europee vietano questo tipo di approccio, perché l'intervento dello Stato in economia non è ammesso. Perché ovviamente non è pensabile che lo Stato possa sottrarre a queste persone qualcosa che hanno ottenuto. Tra l'altro nel caso di specie oltretutto un monopolio, e privatizzare un monopolio è ad origine demenziale, perché ovviamente il privato aggiunge alla tariffa anche i suoi margini di utile, per cui un monopolio in mano a un privato sarà sempre a un costo superiore rispetto a una gestione diretta dello Stato, con un danno evidente per tutta la collettività, perché noi in questi anni avremmo potuto o tenerci gli utili di autostrade, oppure chiaramente far pagare meno il pedaggio e lasciare quei soldi in tasca ai cittadini italiani piuttosto che farli uscire dal territorio nazionale, perché poi ovviamente sono utili che, come abbiamo tristemente visto, non sono mai neppure stati investiti, perché a livello anche soltanto manutentivo non si è fatto nulla. Quindi abbiamo completamente perso di vista quello che dobbiamo fare e questo tema è totalmente assente dal dibattito, perché continuiamo semplicemente a limitarci a alcune modifiche collaterali delle regole dell'euro, ma che ci portano soltanto verso gli Stati Uniti d'Europa, che sono il punto di arrivo dell'alta finanza. Pensate che già negli anni 50, 1950 esattamente, Lelio Basso, quindi qualcuno che proviene da un'altra ideologia rispetto a quella di Casa Pound, chiaramente, beh, ci diceva allora che gli Stati Uniti d'Europa sarebbero stati il terreno di conquista della grande finanza americana e sarebbero stati utilizzati, questa è la cosa che spaventa ancora di più oggi, in chiave anti-russa, ovviamente era l'URSS allora, e in chiave anticinese. Questo lo scriveva nel 1950. Oggi chiaramente i media, sempre in mare, medesimi poteri economici, ci hanno raccontato il contrario di tutto, ci hanno raccontato tesi completamente diverse, ci hanno convinto che questo sia l'unico modello possibile. In realtà è un modello sostanzialmente preistorico. Allora noi
dalla fine degli accordi di Bretton Woods non avevamo più nessun tipo di problema nell'emissione monetaria, nel senso che la moneta era emettibile senza limiti quantitativi e senza collegamento a nulla, non c'era più neanche collegamento né al dollaro né all'oro. Questo significava in sostanza che gli stati non avevano più bisogno di emettere titoli, potevano direttamente battere moneta secondo le scelte del Parlamento. E attenzione, l'eventuale effetto inflattivo non dipende dal fatto che la moneta emessa sia dallo Stato o sia emessa da un privato che te la presta. L'eventuale effetto inflattivo dipende dalla quantità di moneta esistente nell'economia. Se ne metteremo troppa, ci sarà inflazione. Se ne metteremo troppo poca, ci sarà deflazione. Quindi non dipende dall'autorità che emette la moneta. E questo concetto, dalla fine degli accordi di Bretton, avrebbe potuto essere realizzato pienamente. Quindi potevamo finalmente liberarci da quello che Keynes chiamava la parodia dell'incubo di un contabile. Perché la chiamava così? Perché lui aveva chiarissimo che se domani mattina noi facciamo lavorare tutti i disoccupati, non è che diventiamo più poveri, diventiamo più ricchi. Il fatto di mantenere la disoccupazione è una scelta politica legata a obiettivi che si vogliono raggiungere. E qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere in Europa? Mantenendo alta la disoccupazione, è la famosa stabilità dei prezzi. La stabilità dei prezzi serve a chi detiene il potere economico e finanziario, a chi vive speculando, a chi non entra nell'economia reale. Perché vuole la stabilità dei prezzi? Perché se ci fosse inflazione, perderebbe capitale e potere soprattutto. Quindi si è creato un modello, codificandolo come ordinamento, con l'Unione Europea e l'euro, che potesse consentire a queste persone che avevano raggiunto posizioni di grande potere di mantenerlo, soprattutto da parte di una famiglia come appunto Rockefeller, che aveva vissuto sulla sua pelle, nella loro storia familiare, la sottrazione della Standard Oil fatta all'inizio del Novecento. Cioè loro ne avevano una percezione chiara di cosa significava uno Stato che faceva interesse pubblico e volevano impedire che questo fosse fatto. E allora come hanno fatto a crearlo? Siccome non c'era stata da subito la disponibilità a una totale cessione della nostra sovranità e quindi a creare subito gli Stati Uniti d'Europa, si erano create una serie di regole che dovevano avere una conseguenza unica: creare a tavolino una crisi. La crisi è voluta, cioè la crisi non è un errore, non possiamo credere che qualcuno ha sbagliato politiche e allora l'economia va a rotoli. La crisi è stata dettata da regole giuridiche che fanno in modo che ogni anno lo Stato tolga dall'economia reale più moneta di quanta ne mette. Ora, siamo d'accordo tutti che la moneta non cresce spontaneamente nei campi. Se lo Stato ogni anno ti toglie più di quanto ti dà, è evidente che i soldi che abbiamo in tasca diminuiscono. La moneta in un'economia è un po' come il sangue per un corpo umano. Se noi abbiamo la giusta quantità di sangue, viviamo bene. Se ne abbiamo troppo, moriamo. Se ne abbiamo troppo poca, moriamo. Parimenti. Nell'economia è uguale. Se c'è la giusta quantità di moneta, va tutto bene. Se ce n'è troppo poca, iniziamo a soffrire. Se ce n'è troppa, altrettanto. Hanno fatto queste regole che determinavano un calo della moneta circolante, il blocco quindi dei pagamenti, la crisi che viene fuori, e a un certo punto, dopo anni di crisi, dopo i tentativi falliti di Costituzione Europea del 2006, dopo tanti tentativi di imporre bonificazioni andati a vuoto, ecco che dicono oggi: siamo pronti, il popolo è sufficientemente cucinato per accettare le famose cessioni di sovranità. E questo di nuovo, Mario Monti, 2011, le crisi, le gravi crisi sono lo strumento per obbligare il popolo a cedere sovranità. Perché quando c'è una crisi in atto visibile e conclamata, siamo disposti a fare quello che non faremo in epoche ordinarie. L'abbiamo visto per i diritti dei lavoratori. Quando Berlusconi provò a toccare l'articolo 18, già in esecuzione di un certo disegno liberista, c'era la gente in strada. Quando la stessa operazione è stata fatta in momento di emergenza dalla sinistra, non ha protestato nessuno, perché si sono mossi in questa direzione. E quindi qual è il meccanismo che si viene a innescare in questo momento? Il meccanismo che si viene a innescare è l'austerità, la togliamo, la accantoniamo, facciamo la riforma della banca centrale e cominciamo a fare politiche espansive, in cambio mi date ogni residuo della sovranità. Questo è il progetto, né più né meno, perché stavolta arriveranno all'obiettivo con il nostro consenso, con i nostri applausi, perché sarà la fine di una fase.
Pensate che lo stesso Bellman, che a pronostico dovrebbe essere il successore di Draghi alla banca centrale, ha detto senza problemi che loro non hanno nulla in contrario a trasformare la BCE in una banca prestatrice illimitata, però dovete cedere tutte le ulteriori sovranità rimaste. Questo è papale quello che hanno detto. E attenzione, chiunque parli di riforme, a partire da Paolo Savoni e da tutti gli altri, non ti dice mai che la Banca Centrale Europea dovrà dipendere dal Parlamento. E questo, lo ripeto di nuovo, è un aspetto assolutamente centrale, perché se noi siamo un'assemblea legislativa, vogliamo fare un intervento per assumere, non so, 1 milione di persone nel settore pubblico, e a moneta sovrana facciamo quello che ci pare, se la politica vuole farlo, non lo possiamo fare perché il banchiere centrale indipendente, che sì, può finanziare la spesa pubblica, e quindi non c'è più il divieto che c'è oggi, ma ti dice che questo intervento non lo vuole fare, vuole che facciamo qualcos'altro. E quindi le leggi continua a farle il banchiere centrale, e la banca centrale, lo sapete bene, è controllata dai grandi gruppi finanziari, che ne hanno le quote. Quindi lo schema da questo punto di vista è molto semplice. Io da poco ho finito di realizzare un nuovo libro che uscirà con Altra Forte Edizioni, la casa editrice che ha tirato su Casa Pound sulla scorta anche dell'andamento del primato nazionale, che sta andando molto bene, che è estremamente professionale nella gestione, e quindi è un libro che tratta proprio il tema degli Stati Uniti d'Europa e quindi della morte della nostra Repubblica. Beh, la parte interessante è vedere la totale coincidenza dei programmi tra Francia, Germania e Italia. Noi siamo abituati a sentire che è impossibile, la classica difesa d'ufficio del governo, fondamentalmente della parte sovranista del governo, di chi fino a qualche giorno fa ci diceva che dobbiamo uscire dall'euro, no? Che ci dicono non ci sono problemi perché tanto la Germania non ci starà mai, non si farà negli Stati Uniti d'Europa perché ci diranno di no a queste riforme. Io al solito tendo a non credere a priori a quello che mi viene detto e mi sono andato a leggere, a vedere le dichiarazioni, a leggere i programmi. Allora, la Francia con Macron è assolutamente allineata al progetto della cessione della sovranità nazionale. Macron ha dichiarato nel settembre 2017, in un famoso discorso fatto all'Università della Sorbona, che la sola strada che assicura il nostro avvenire sta a noi, a voi tracciarla. L'Europa che noi conosciamo è troppo debole, troppo lenta, troppo inefficace, ma soltanto l'Europa può darci una capacità di azione nel mondo davanti alle grandi sfide contemporanee. Esiste una sovranità europea da costruire ed è necessario farlo. Non sono parole equivocabili. Sovranità europea significa potere d'imperio europeo. Se c'è una sovranità e un potere d'imperio c'è uno Stato. Quindi parliamo di Stati Uniti d'Europa. E ancora ammette mezzi per stabilizzare chi ha difficoltà durante gli shock monetari, non ce ne sono stati fino ad oggi, uno Stato non può far da fronte da solo alle crisi se non decide più la propria politica monetaria, lo ammette. Cioè se lo Stato non controlla la politica monetaria non può controllare la crisi. E quindi andiamo verso le recessioni di sovranità. E dice anche una cosa molto interessante sul modus operandi che hanno avuto per arrivare fin qui. E ammette, dobbiamo voltare pagina. I padri fondatori hanno costruito l'Europa al riparo dei popoli, perché era un'avanguardia illuminata. Macron, cioè, ammette che l'Europa è stata costruita senza il consenso popolare perché non c'era consenso per fare certe scelte, quindi l'hanno imposta. Perché forse potevano permetterselo e hanno fatto passi in avanti provando che quel metodo funzionava. Infatti ha funzionato. Siamo andati fino ad oggi esattamente dove hanno voluto. Ma questa pagina si è inceppata sul dubbio democratico. Dubbio democratico. Questa democrazia che è un peso, un fastidio. Quello che il no al referendum francese e olandese ci ha fatto vivere. E qui si riferisce appunto al fallimento della Costituzione europea. Perché il tentativo del 2006 era quello di sovraordinare la Costituzione europea, che poi è Lisbona fondamentalmente, ma doveva essere espressamente sovraordinata alle Costituzioni nazionali. Che significava mettere fine agli Stati nazionali. I francesi dissero di no. E quindi in questo senso Macron dice si è andati avanti lo stesso. Allora il popolo aveva detto no. C'è stato un momento in cui abbiamo pensato che dovevamo in qualche modo far avanzare l'Europa nonostante tutto. Cioè queste parole le ha dette in pubblico. Però ovviamente se i media non le riportano, no? Nessuno le ricorda. Beh, in realtà
l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle anche noi. Invece la nostra pelle, sì, soltanto che nessuno ce lo racconta, no? Non viene enfatizzato un aspetto antidemocratico. È stato un errore e questo errore è aggravato dalla mancanza di proposte. Semplicemente come metodo non dobbiamo più avere paura dei popoli e far evolvere l'Europa senza di loro. Rifondare il progetto europeo con e per il popolo. E appunto, come fanno a farlo? Accantonando l'austerità. E a quel punto siamo tutti talmente con le pezze, non dico dove, che sarai volgare, che a questo punto noi siamo disposti a fare questo ragionamento. Poi c'è la Germania. La Germania si continuava a dire che no, figuriamoci se vuole accettare le cessioni di sovranità. Anche questo non è vero. Basta semplicemente andarsi a prendere il programma della larga coalizione tedesca. E andarsi a vedere anche le dichiarazioni della Merkel stessa. La Merkel già nel 2012 ci diceva che la sua visione è l'unione politica. Testuale, la mia visione è l'unione politica. L'Europa deve infatti percorrere la sua strada. Passo dopo passo dobbiamo avvicinarci in ogni settore politico. Questo lo diceva la Merkel già nel 2012. Non c'era una contrarietà a queste posizioni. E il programma tedesco, il titolo del programma tedesco di questo governo tedesco, è una nuova ripartenza per l'Europa. E nel programma è previsto che l'Unione Europea è e deve rimanere un progetto storicamente unico di pace e successo. Per la Germania un'Europa forte e unita è la migliore garanzia per un buon futuro. Cioè, più chiaro di così come me lo devono dire. Poi andiamo noi, a Savona. Perché c'era un punto che ancora la Germania non quadrava dell'unificazione. Cioè ci chiedevano che rispettassimo anche il parametro del 60% debito PIL. Allora, i parametri del trattato di Maastricht sono inseriti fuori dal trattato, in quello che è il protocollo 12. Dentro questo protocollo c'è il famoso 3% del rapporto deficit PIL annuo, che abbiamo già visto e sperimentato, che ha comportato l'avanzo primario, cioè ha comportato appunto che lo Stato tassasse ogni anno più di quanto spende. Perché ha comportato l'avanzo primario? Perché l'Italia, quando ha accettato il 3%, pagava di interessi passivi più del 3% del PIL. Per cui, siccome il calcolo è soltanto tasse su spesa corrente, non comprende il costo degli interessi passivi, se sommiamo la spesa corrente e il costo degli interessi passivi, scopriamo che facciamo avanzo, cioè che appunto ogni anno togliamo moneta dall'economia. Il secondo parametro invece non è mai stato applicato, nei fatti. Il 60% debito PIL è entrato all'interno dell'agenda della Commissione Europea, del controllo della Commissione Europea, dal trattato del 2012, il Fiscal Compact. Oggi l'Italia, con la lettera di Savona di settembre, ha fatto questa proposta alla Germania. La lettera intanto è del governo, cioè Savona la firma col ministro per le politiche europee, ma non è sua opinione personale, è la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli ha detto, facciamo così. Noi ci impegniamo a riportare il debito PIL al 60%, però non lo facciamo solo a parole, vi diamo una garanzia concreta stavolta. Conferiamo le nostre tasse future ai nostri beni pubblici a garanzia in caso di mancato pagamento delle rate sul debito. Questa è la proposta italiana, che tra l'altro ho qui, perché per chi non ci credesse, è nero su bianco sul sito del Ministero. Ve la leggo, che è brevissima. Savona scrive, se i timori dei paesi membri creditori che ostacolano la definizione di una politica fiscale fossero dovuti a rischio temuto da alcuni paesi di doversi accollare il debito altrui, esistono le soluzioni tecniche per garantire che ciò non avvenga. Si tratta di attivarle in pratica effettuando scelte politiche, come quella di concordare un piano di rimborsi a lunga scadenza e a tassi ufficiali praticati, fornendo una garanzia dalla BCE fino al rientro nel parametro del 60% rispetto al PIL, in contropartita di un'ipoteca sul gettito fiscale futuro o di proprietà pubbliche in caso di mancato rimborso di una o più rate, ossia decidere quello che si sarebbe dovuto fare prima dell'avvio dell'euro. Capite che parlare in questo contesto di un approccio sovranista è assurdo. Marco, ti posso chiedere una cosa? Ma tu sai che all'inizio di questo governo c'è stato, adesso magari esco un po' fuori dei binari e ti chiedo scusa, non c'è stata una presa di posizione forte, no? Allorché il ministro, quello che poi dirò il ministro alle politiche europee, Savona, sembrava essere destinato a un altro tipo di ministero. Ci fu addirittura una presa di posizione forte da parte del Presidente della Repubblica che non firmò l'atto di il decreto con il quale Savona veniva indicato quale ministro delle finanze, e ci fu anche la sollevazione popolare, tra le quali devo essere sincero con questo intellettuale, a cui partecipai anch'io, in quanto la ritenne allora leso in qualche misura la mia podestà
andare a, ad andare a definire chi dovesse rappresentarli. Adesso abbiamo atto del fatto, peraltro chi conosceva la storia lo sapeva già prima, perché Savona fu uno di coloro i quali era presente negli anni 90, dette avvio al grande progetto di privatizzazione del governo Ciampi. Smise il patrimonio pubblico, quindi colpo di memoria la figura Kumbal si diceva, no? a posizioni che non è così sovranista in senso stretto. Beh, poi lui stesso, lui dice io non sono sovranista. La posizione quindi del Presidente della Repubblica che è dietro, come va letta? Fa parte anche questo del gioco, tutti quanti insieme? Allora, come vi dicevo prima, è possibile che all'interno dei gruppi del potere economico Savona fa parte di un'altra associazione di categoria. Vi ho citato prima la commissione trilaterale, ma ce ne sono tante. C'è ad esempio il gruppo Aspen. Savona è il gruppo Aspen, dove troviamo però anche D'Alema, Padoan, personaggi insomma di un certo tipo. L'idea che mi sono fatto io, collegandola poi con le valutazioni che ho visto anche da parte di Macron, cioè di pensare oggi di arrivare negli Stati Uniti d'Europa attraverso il consenso popolare, è di una grande messa in scena. Io stesso sono stato molto duro in quei giorni con Mattarella, perché il suo è un atto assolutamente illegittimo, non poteva in nessun modo ostacolare la nomina, no, di un ministro. Però resta il fatto che, visto che le decisioni della Presidenza del Consiglio sono collegiali, se sei ministro, che tu sia l'economia o sia un altro ministero, cambia poco. E poi, guarda caso, alla fine gli hanno dato forse quello che in questa fase è il ministero più importante di tutti, perché è quello appunto delle politiche dirette al cambiamento delle regole dei trattati, che effettivamente oggi gli dà un ruolo di sicuro primo piano. E questo ha enormemente incrementato il consenso del governo, ha incrementato anche il consenso popolare verso Paolo Savona, che in realtà, se uno lo analizzasse per quello che è il suo trascorso storico, dovrebbe essere considerato uno che sta dall'altra parte. Perché appunto, come vi dicevo prima, se il problema è il liberismo, non può essere uno dei profeti, dei grandi profeti del liberismo, a essere il leader di una riconquista della sovranità nazionale. Ed è chiaro che se si vuole arrivare agli USA attraverso il consenso popolare, questa è stata una mossa geniale. E tutto sommato, per esempio, che vi ho fatto prima sui diritti dei lavoratori, ragionano un po' come una volta, cioè in fondo l'hanno fatto fare alla sinistra, cioè la categoria che più di tutte avrebbe dovuto tutelare gli interessi dei lavoratori dal punto di vista concettuale. E beh, oggi non è sembra così strano, non è così strano usare dei sedicenti sovranisti per andare a finire un certo tipo di disegno. Che poi, vi ripeto, cioè io non posso sapere ovviamente se ci sia malafede o buona fede, cioè magari Paolo Savona è davvero uno di quei liberisti che ha il liberismo inculcato nella testa ed è convinto davvero che sia la soluzione di tutti i problemi. È assurdo, finché vogliamo, perché è impensabile ritenere che senza un intervento redistributivo la ricchezza sia equamente distribuita, insomma, cioè è evidente che tutto sta centrato nelle mani di una persona, però fatto ciò non toglie che, a prescindere da quali siano le sue intenzioni, cioè che sia malafede o buona fede, quello che sta facendo è la liquidazione della Repubblica Italiana. Cioè, e ricordiamoci, articolo 139 della Costituzione, la forma repubblicana è definitiva. È ovvio che se noi entriamo in uno Stato federale, l'Italia ha finito di esistere, perché l'Italia c'è, sa il suo potere d'imperio. Già oggi è discutibile definire l'Italia come Stato, proprio perché non abbiamo più una prerogativa fondante come la sovranità monetaria, economica. Quindi giuridicamente, se non hai il potere d'imperio, non sei uno Stato, non lo sei dal punto di vista tecnico. Per cui mettere fine alla forma repubblicana è un problema a prescindere dal fine per cui lo porti avanti. E poi, insomma, c'è lui stesso che non ha mai negato addirittura la presenza su Britannia, quindi cioè, sappiamo tutti che la riunione che avvenne agli inizi anni 90 su Britannia era legata proprio alle privatizzazioni, cioè a cosa il paese doveva andare a vendere negli anni successivi, ed è quello che è stato fatto. Cioè, abbiamo smantellato l'IRI, che andrebbe ricostruita domani per il futuro del paese. Quindi siamo creati una situazione da questo punto di vista assolutamente paradossale. È chiaro che in una situazione di questo tipo è difficile pensare in concreto cosa si possa fare, perché la carota appunto della fine dell'austerità è troppo ghiotta per il popolo, ma per tutti. Cioè dire che da domani ci saranno politiche espansive, quindi che non ci saranno più manovre, lacrime e sangue, è difficile ora che la gente dica di no all'integrazione. Cioè no che Macron diceva, è stato detto anche in Francia nel 2006, oggi non si ripeterebbe. Per cui tutta questa campagna mediatica diventa una campagna mediatica che va a favore paradossalmente di questo governo. E io non credo, o meglio, mi rifiuto di credere
che dall'altra parte siano così sciocchi da non capire che gli attacchi che stanno portando avanti li portano consenso. E allora devo iniziare a pensare che lo stai facendo volontariamente. E se lo fai volontariamente c'è qualcosa di molto molto sinistro dietro l'angolo. Considerate che il progetto degli Stati Uniti d'Europa ha una roadmap precisa, tracciata da Schulz, che ora, capito, non è formalmente nel governo tedesco, non è più segretario del suo partito, ma comunque fa parte della coalizione di maggioranza. E lui aveva fissato la roadmap per la conclusione del progetto nel 2024. Quindi adesso, in questo momento, in questa legislatura, qualcosa potrebbe andare storto, ma da dove può arrivare qualcosa che va storto? Perché se alla fine il concetto è cambiamo padrone, beh, non è un ritorno alla sovranità nazionale. L'Italia è in grado di tornare un paese sovrano e indipendente, però per farlo bisogna fare qualcosa che è completamente rivoluzionario nel senso letterale del termine. È un'attuazione di un modello legale che già abbiamo, però è rivoluzionario perché è un modello che è disapplicato da anni. Cioè, banalmente, il problema principale qual è in questo momento nel paese? No? La disoccupazione. Okay. Quale sarebbe il problema di assumere tutti i disoccupati domani mattina nel settore pubblico? No, perché poi, cioè il problema che nasce da dove viene? È quello che veniva fatto in passato, tra le altre cose. Certamente. Keynes, che voglio dire, è il padre della macroeconomia, è colui che aveva evidenziato gli errori della scuola classica, beh, diceva appunto che in quel modo il paese diventava più ricco, salvo non essere completamente annebbiati o nubilati da un'inapplicabile logica finanziaria, un'inapplicabile logica finanziaria all'economia reale, perché se noi produciamo quello che siamo in grado di fare, non ci possiamo impoverire. E quindi viene di nuovo di fare una riflessione sociale sulla stessa funzione della moneta. La moneta nasce come mezzo di scambio alternativo al baratto, no? Cioè, se io vendo canne da pesca, tu vendi clave, a un certo punto la clava l'ho già comprata, tu hai già comprato la canna da pesca, come diavolo facciamo a scambiarci dei miei servizi? Utilizzi la moneta e pacificamente la moneta la emette la comunità, lo Stato, che la crea e la utilizza, la distribuisce nell'economia attraverso la spesa pubblica. Poi la moneta che funziona, la quantità di moneta, la funzione reale della quantità di moneta nella società è motivare la gente a fare. Se io ti do un po' meno moneta di quella che tu vorresti, tu tendenzialmente lavorerai un po' più. Se io te ne do troppa, ti siedi. Perché in effetti, se ci pensate, il problema dell'inflazione, se ci fosse un'economia chiusa, è risolvibile in 30 secondi. Io creo tutta la moneta che voglio, poi dico a lui che se alza i prezzi mi toglie il gas, qual è il problema? Voglio vedere se alza i prezzi. Ma qual è il vero punto? Che se io ho potere d'acquisto illimitato e sono straricco, perché dovrei alzarmi alle 4 di mattina per aprire il panificio? Non ci vado a fare il pane e il giorno dopo ne moriamo di fame perché mancano delle cose concrete. Quindi il problema poi della funzione della moneta, ed è fondamentale che si imbara la politica e la democrazia, è che regola la nostra voglia di fare, il nostro impegno nella società. Perché se te ne do la quantità giusta tu lavorerai, se te ne do troppa non farei più un tubo, se te ne do troppo poca. Adesso sono diventati reddito di cittadinanza, quindi abbiamo risolto. Ecco, ora andiamo esattamente laddove sempre che si diceva di non andare, perché diceva che le faceva riferimento alla Gran Bretagna, ovviamente, no? Nel secolo XIX. Diceva, noi se avessimo, invece che dato i redditi di sussistenza, li chiamava lui, quindi appunto quello che vediamo oggi attuare, avessimo assunto queste persone, le avessimo fatte lavorare, l'Inghilterra sarebbe un paese sicuramente molto più ricco, perché avrebbe prodotto di più. Cioè, oggi ci facciamo il problema di pensare come impiegare eventuali dipendenti pubblici in Italia. Manca tutto. Vi fate un giro, guardate le strade, dalle cose più banali alle cose più alte. Servirebbe personale ovunque. I tribunali sono lenti, la giustizia è lenta, mancano giudici. Gli ospedali non funzionano, mancano gli infermieri, manca personale. La messa in sicurezza del territorio, crollano i ponti, ma di che stiamo parlando? Cioè l'unico modo per vivere sopra le nostre possibilità è tenere la popolazione disoccupata, uomini e mezzi fermi, quello è vivere sopra le nostre possibilità. Noi invece consideriamo tutto un aspetto della nostra società sulla base di logica finanziaria, la pensione, il problema della pensione non è il fatto se hai pagato meno i contributi, non è quello il punto. Il problema della pensione è, una volta che sto impiegato e ho bisogno di forza lavoro per fare determinate cose, ho abbastanza occupato o non ne ho abbastanza? Se mi manca forza lavoro per cose importanti, la gente non può andare in pensione perché deve lavorare, perché sennò la società va a rotoli. Ma se non ci manca personale, siamo a posto, la gente può andare in pensione anche prima, non è un problema finanziario. Tra l'altro, anche secondo le logiche finanziarie, non è vero quello che ci raccontano. Cioè,
Facciamo l'esempio che ho fatto io, che propongo io come proposta, che tra l'altro è stata rilanciata anche dalla MMT, sono i piani di lavoro garantiti, cioè l'assunzione nel pubblico di tutti i disoccupati. Ovviamente nel momento di recessione aumenta il numero di dipendenti pubblici, quando riparte il settore privato, essendo il mercato del lavoro a piena occupazione, non può che assumere nuovamente dal pubblico. Quindi a quel punto il mercato privato si espande e il settore pubblico si restringe. Ok? Questo tipo di discorso attuato, cosa causerebbe ai conti pubblici dello Stato anche nella logica finanziaria di Bruxelles? Cioè il rapporto debito-PIL peggiorerebbe o migliorerebbe? Migliorerebbe. Allora, lo stipendio è PIL in automatico, le pensioni no, i sussidi no, non sono PIL, non contano nel PIL. Non è PIL, quindi se io do 100 euro di reddito di cittadinanza non sono 100 euro di PIL. Poi diventeranno PIL perché saranno utilizzati nei consumi. Ma invece lo stipendio è subito conteggiato nel PIL. Quindi se io pago 6 milioni di stipendi a 6 milioni di lavoratori e butto nell'economia 40 miliardi in più l'anno, questi sono 40 miliardi di PIL. Il rapporto debito-PIL cala, poi questi soldi vengono utilizzati nei consumi. Quindi ogni euro di spesa pubblica in stipendi determina un aumento del PIL maggiore di 1. 1,5, 1,7, 1,8, 2, minimo. Il Fondo Monetario Internazionale stesso, dopo aver raso al suolo la Grecia, con le politiche di austerità, cosa ha fatto in Grecia? Il contrario di quello che vi sto dicendo. Hanno licenziato la gente, dicendo che la spesa pubblica è troppo alta, dobbiamo ridurre il rapporto debito-PIL e fare l'effetto diverso. Il rapporto debito-PIL è esploso, peggiorando drasticamente in Grecia con queste misure. Blanchard, cosa ha detto? Se esce fuori, cosa ci racconta? Eh sì, c'è anche Cottarelli di mezzo tra gli esperti per la Grecia, tra l'altro, questo ricordiamocelo che vale la pena. Allora, lui dice, in effetti in Grecia abbiamo sbagliato, abbiamo sottostimato l'effetto moltiplicatore del taglio della spesa. Cioè, cosa ha detto? Ogni euro in meno di spesa, il PIL doveva scendere di 0,5. Ora, se un euro di spesa pubblica in stipendi è un euro di PIL, perché lo conteggi nel PIL, mi spiegate com'è possibile che il PIL si contragga di 0,5? Non può essere, perché comunque al massimo posso fare 1,1. Ma poi siccome una persona ovviamente lo stipendio lo spende, è ovvio ed evidente che il moltiplicatore sarà superiore. Quindi a un certo punto ha ammesso, dice, pensavamo che il PIL scendesse solo di 0,5 per ogni euro di spesa tagliata, e quindi questo riducesse il rapporto debito-PIL, invece è sceso di 1,5 e abbiamo distrutto il paese. Ma non mi puoi venire a dire che non lo sai, perché cioè, è un livello di matematica che capisce mia figlia in prima elementare. Cioè, qualcosa che non ha un piccolo, se guardiamo la nostra piccola provincia, è successa la stessa cosa, no? Abbiamo cercato di, con la scusa di andare a diminuire il debito della provincia, di fatto abbiamo diminuito quelli che erano i servizi, e c'è stato un depauperamento incredibile. Con l'effetto ulteriore che la gente vede il servizio pubblico inefficiente, allora chiama privato. Perché dice, se il pubblico non funziona, allora voglio mandare avanti il privato. Ma il pubblico perché non funziona? Perché il pubblico è sottodimensionato rispetto al suo fabbisogno. Cioè hanno tagliato pesantemente. La spesa pubblica italiana è scesa in questi anni. L'Italia appunto fa avanzo primario da 25 anni. La situazione del quadro economico ha peggiorato. Cioè, noi dobbiamo tornare a essere uno Stato normale. Uno Stato normale è lo Stato che è in grado di decidere queste cose ed è in grado di fare politiche espansive, liberarci da questo incubo dell'inutile contabile che ci sta uccidendo. Se no il nostro paese è perduto. Però per farlo c'è una precondizione che è indispensabile. Qualsiasi intervento sulla nostra economia passa dalla precondizione dell'uscita dall'euro. Per forza. Cioè tu non puoi fare nulla finché rimani nella moneta unica. Non solo, non ti puoi neppure preparare all'exit, perché vediamo un altro punto chiave. Qual è il problema dell'uscita dall'euro? Non è il problema del mutuo, dei soldi sul conto, eccetera, eccetera. Perché, ribadiamolo, se esco dall'euro mi creo da solo la moneta, quindi faccio quello che voglio. Mi posso accreditare sui conti quello che mi pare, non è questo il punto. Il punto è, come mangio il giorno dopo? Cioè le industrie non italiane, che ci danno gli alimenti, energia, farmaci. Se decido di non darceli più, cosa facciamo? Questo è il passaggio. È il piano industriale la chiave dell'exit. Cioè dire, l'Italia, per essere certa di non poter subire ritorsioni, deve avere l'autarchia e indipendenza, quindi economica, potenziale quantomeno, nei tre settori chiave. Energia, alimenti e sanità. Se tu non sei pienamente autonomo, anche in caso di embargo da parte degli altri, su questi tre settori, tu sei morto.
automaticamente. Ma il piano industriale non lo puoi implementare dentro l'euro, perché il divieto dell'intervento dello Stato in economia nell'euro non ti consente banimento del esproprio, perché terra a terra, ho una mancanza, che ne so, mi mancano i polli, non ho abbastanza polli da mangiare per noi, perché l'industria che li alleva e li macella è, che ne so, olandese, ok? Questi ci dicono, quando togliamo la lira, io la tua lira non la voglio, i polli non te li vendo, chiudo lo stabilimento e me ne vado. E no, caro mio, lo stabilimento me lo prendo io. Se tu dici di andartene, lo esproprio. L'articolo 43 me lo consente, salvo indennizzo. E che mi importa, te lo dai in lira l'indennizzo. Però è questo il problema. Cioè, il problema è pratico, io da anni che ripeto, che se non facciamo il piano industriale, il piano industriale si fa sui numeri, non possiamo uscire dall'euro. Il governo è arrivato a questo punto scandalosamente impreparato e anche chi in buona fede voleva uscire dall'euro si è reso conto che così andrebbe abbassato. Perché se domani mattina, non so, faccio un altro esempio, qualcosa che riguarda me, per esempio, per dire, se ce l'ho, sì ce l'ho, io soffro d'asma, ok? Questo qui non me lo fanno in Italia. Se io non ho chi mi produce questo, non è nel mio controllo dal giorno dopo, qualche italiano muore. Forse non prenderà molto bene le politiche del governo. L'exit è questo. Il piano industriale dobbiamo metterci di farlo, trovare accordi bilaterali che ci consentano di muoverci immediatamente ed è possibile farlo. E quindi è una scelta estremamente audace, che però è l'unica possibile per rompere queste catene e liberarci dalla gabbia. Perché attenzione, se ha ragione Basso, come vi dicevo prima, e utilizzeranno gli Stati Uniti d'Europa in chiave antirussa e anticinese, il problema del nostro futuro non è tanto essere ricchi o poveri, è la stessa sopravvivenza, perché andiamo a passi lunghi e ben distesi verso la terza guerra mondiale. Il liberismo ha causato la prima, ha causato la seconda e causerà la terza, perché o improntiamo i rapporti internazionali sulla solidarietà reciproca oppure non lo usciamo. E di nuovo l'unico che aveva tentato a farlo dopo la seconda guerra mondiale fu Keynes, che propose una nuova disciplina dei rapporti economici mondiali a Bretton Woods, ma la sua proposta fu respinta perché si volle accettare la proposta americana che rendeva il dollaro di fatto valuta di riserva mondiale e consegnava il globo a quel punto e tutte le sue risorse agli Stati Uniti d'America. Keynes invece voleva un modello in cui gli stati dovessero abbandonare le politiche di esportazione e importazione, dovessero essere il più possibile autarchici nelle loro economie. Questo perché lui pensava dei correttivi nelle famose bilance dei pagamenti, dove uno Stato che importava troppo veniva scoraggiato a farlo, veniva aiutato con una svalutazione della sua moneta in modo che potesse rifar partire la domanda interna. Lo Stato che invece esportava troppo veniva sanzionato. Non era bravo bis perché stai esportando. Siccome la tua esportazione danneggia realmente i vicini, cioè crea disoccupazione, crea morte, crea disperazione, allora io ti sanziono. Faccio in modo che tu automaticamente non possa incentivare le politiche sulle esportazioni e debba invece puntare sulla domanda interna. Oggi ci dicono che il rapporto deficit-PIL del governo, che per inciso è peggiore di quello del precedente governo, cioè peggiorativo, il governo fa più austerità del precedente, e questo è un dato oggettivo, l'avanzo primario aumenta, ci dicono che fanno questo perché, ed esclusivamente perché, altrimenti perderemo il surplus che abbiamo nella bilancia dei pagamenti. Ma quel surplus lo abbiamo sulla povertà altrui, perché qualcun altro sta soffrendo queste politiche. Se noi invece che far comprare i nostri prodotti all'estero li facessimo comprare dagli italiani, il paese crescerebbe. Allora il modello di Keynes era tanti stati che sviluppano la loro economia, prosperano, e a quel punto sì che c'è la pace, perché non c'è una posizione di conflitto. In questo modello c'è un benessere diffuso. Vi faccio un ultimo esempio in chiusura. Poi sono temi piuttosto complessi che ciascuno avrebbe approfondito magari con una conferenza intera. Qui, in questo parte di territorio, noi siamo particolarmente intelligenti e quindi siamo in grado di reggere qualsiasi. Siete intelligenti perché se siete in questo partito avete già le idee chiare su questi temi. Però vi faccio un ultimo esempio, quello di un governo mondiale, ok? Un governo mondiale come organizzerebbe la sua filiera produttiva? Mi spiego. Se c'è un governo mondiale, le scarpe che utilizziamo qui a Cuneo le produciamo in Vietnam e poi le trasportiamo dal Vietnam a qua, è uno spreco assurdo di risorse. La produzione a livello logistico
sarebbe posta il più vicino possibile ai luoghi di consumo in tutto il mondo. E più o meno la misura dello Stato nazionale, che spesso, specialmente in Europa, è legato anche ad aspetti di confini reali, geografici, sarebbe quella più adatta per una ricalibratura dell'economia. Quindi non ci sarebbe una politica mercantilista, anche se ci fosse un governo mondiale. E questo è un concetto che dobbiamo metterci in testa. E dobbiamo metterci in testa che non dobbiamo competere. Le bestie al limite competono, gli uomini dovrebbero cooperare. E allora il progetto, l'unico progetto possibile, resta il suo, quello di Keynes. Libera circolazione delle materie prime, libera circolazione ovviamente della tecnologia, divieto quasi assoluto, salvo qualche prodotto particolare, per merci e capitali. E smembramento delle grandi compagnie, quel modello fatto dagli Stati Uniti nel 1913 con Standard Oil, deve essere la prassi. E noi possiamo fare impresa, possiamo fare un bar, un'attività produttiva, possiamo quello che vogliamo, fare pantaloni, camicie, ristoranti, va bene tutto. Non siamo dei poteri politici in quel modo, ma un'azienda che va oltre i confini di uno Stato, che deve e può operare in tutto il mondo, è più potente degli Stati, e alla fine deve dirigere le politiche. Quindi queste vanno smembrate, smantellate. Se sono di interesse collettivo le devi nazionalizzare, oppure chiaramente le devi chiudere, molto semplicemente. E l'ideale per una vera pace mondiale sarebbe che le grandi aziende, le grandi multinazionali che oggi guadagnano sulle materie prime diventino di proprietà collettiva di tutti gli stati del mondo, estraggano senza nessun fine di utile e distribuiscano equamente tra i vari paesi. Questo è l'unico modo per avere la pace, perché ovviamente se vai a litigare sulle materie prime torni al conflitto. Quindi un modello sociale che deve essere opposto. Bisogna avere il coraggio di guardare oltre i prossimi 5 minuti, di essere visionari e di andare dritti, dritti, di essere l'unica voce a dire queste cose in una politica che ormai veramente pensa ai 4 secondi successivi. Ma... Vi ringrazio. Io volevo suscitare un attimo un'ulteriore riflessione, anche perché nell'intervento che hai fatto, che è stato seguito con molta attenzione a tutti, tranne uno o due che ho visto dormire, lo dico perché così tengo, perché così alimento anche un po' più attenzione. E, ho finito per prendere atto di una cosa, ma insomma del teatrino della politica italiana che nell'ultimo periodo si è divisa tra sovranisti e non sovranisti, prendendo atto del fatto che i sovranisti poi di fatto così sovranisti non sono, e poi approfittato della tua presenza anche perché spesso e sovente per noi che addetti ai lavori non siamo, questo incontro pressoché quotidiano con lo spread, no? All'inizio erano un po' spaventati, alcuni si sono attrezzati, altri non capendo bene a dove arriva hanno assunto atteggiamenti strani, e quindi magari se chiarissimo anche un po' alla platea che cos'è lo spread, no? E a quello che è il giochetto che è della finanza di fatto, no? Che alimenta lo spread, perché poi di fatto lo spread è un rischio a cui a rischio c'è un'assicurazione che le banche non fanno, no? Perché quella è una situazione nata per mettere al sicuro il capitale delle banche che investono, che prestano i soldi. In realtà le banche poi questa assicurazione la fanno, quella assicurazione invece la fanno gli investitori, che giocano ovviamente nello spaventare con questo famosissimo animale che arriva da lontano, che è lo spread. Quindi se magari si chiarisce anche un po' meglio il concetto, ci aiuta magari domani, parlando con il vicino, a tranquillizzarlo, insomma, rispetto allo spread che va, che gonfia le ali, va ad altezze incredibili per poi scendere in picchiata e quant'altro, ma massacrando tutto quello che c'è sulla strada. E poi se posso ancora fare un ulteriore, così ti faccio parlare un po' perché hai parlato poco, e poiché noi ti paghiamo in queste giornate di studio, vorremmo insomma che i soldi che abbiamo investito andassero a buon fine. Ma mi piacerebbe ancora fare un piccolo accenno, l'hai fatto completamente, anche se la tua relazione non propriamente da bar, quale insomma, la platea che forse oggi tranne qualcuno hai di fronte, il debito pubblico, no? Perché io che sono anziano come papà di Fabio che vedo qui in prima fila,
Ricordo quando non c'era ancora l'Europa, la sognavamo l'Europa non questa, la cantavamo l'Europa non questa, però ricordavo anche che il debito pubblico era qualcosa che aveva a che fare con il nostro vivere quotidiano, nel senso che poi c'era l'inflazione, c'era questo, però di fatto c'erano, ho visto le forze dell'ordine che ringrazio perché la loro presenza è comunque da questa parte, da questo schieramento ben vista, non è qualcosa vista male, anzi ringraziamo per quello che fa tutti i giorni sul territorio, ringraziamo anche per coloro i quali finiscono per non ringraziare perché pensano che magari siano anche di troppo. Strano che non ci sia nessun evento avversivo stasera, quindi possiamo andare a casa tranquilli anche questa sera, tanto siamo tutti quanti stati schedati anche oggi, come vecchi tempi, ma questo non, certamente, non ci ha assolutamente levato la voglia di andare avanti. Dicevo, ecco, il debito pubblico, perché questo è l'altro grande spaurato del debito pubblico. In realtà il debito pubblico noi, è un debito che noi abbiamo nei confronti di una banca e di un privato, sostanzialmente. Quindi magari si chiarisce anche meglio questo concetto, così in modo da avere magari non cognizioni di causa, ma 4-5 elementi in più rispetto a stamattina, che ci permettono domani, quando incontreremo magari quello che la pensa almeno a parole diversamente da noi, perché quello che voi non sapete è che al bar pensiamo tutti quanti allo stesso identico modo, poi quando andiamo in consiglio comunale ci differenziamo, per cui c'è quello che si scopre di destra, c'è quello che si scopre di sinistra, c'è quello che si scopre a non sapere cosa sia, e quindi su questo facciamo e alimentiamo il dibattito. Se ci aiuti anche in questo caso ti sarei ovviamente grato. Debito pubblico, bene, se c'è un debitore, c'è un creditore. Debito pubblico che cos'è? È il credito del settore privato, punto. Se noi oggi fondassimo uno Stato, ex novo, in questo momento, fra di noi in questa sala, facciamo questo esempio che chiarisce immediatamente come funziona il meccanismo. La moneta di questo nuovo Stato che abbiamo appena creato con voi non è nelle vostre tasche, non è ancora stata coniata, non c'è. Lo Stato la conia, poi deve decidere come dargliela, come distribuirla, può usare gli elicotteri, oppure può pensare di costruire strade, ospedali, scuole, fare spesa pubblica. Se lo Stato, al primo anno della sua esistenza, crea 10 monete e le spende, il deficit di quell'anno dello Stato sarà 10. Il secondo anno lo Stato nuovamente creerà altre 10 monete e le utilizzerà per la spesa pubblica. A quel punto farà quindi ancora altre 10 di deficit. E al secondo anno potremmo dire che il debito pubblico di quello Stato è 20. Ma quei 20 sono il vostro credito, sono i soldi che avete nei portafogli. Tutto qua. Il debito è il nostro credito, la nostra ricchezza. Quindi noi non dobbiamo soldi a nessuno finché abbiamo la sovranità monetaria. Qual è però il problema? Che cosa è successo a un certo punto? A un certo punto, quello che era il credito del settore privato, che erano i nostri risparmi, perché ci dicono sempre abbiamo il debito alto e abbiamo grandi risparmi. E grazie. Sono collegate le due cose, per forza che è così. Il debito, più è alto il debito, più sarà ricco il paese, è abbastanza ovvio. Infatti gli Stati Uniti non è che sono creditori, sono debitori e per somme ancora maggiori. Il problema poi a un certo punto abbiamo trasformato un debito che era sovrano dello Stato, quindi un dato contabile, puramente contabile, l'abbiamo trasformato in un debito reale, perché lo Stato ha perso il suo ruolo di istituto, soggetto esclusivamente al diritto pubblico ed è diventato un soggetto di diritto privato, perché ha ceduto ai privati il potere di creare la moneta e addirittura a questo punto gli ha letteralmente dato le chiavi della sua banca centrale, che in una partita di giro riacquistava i titoli di Stato. Da lì in poi il debito diventa reale, perché non ho più un debito con nessuno, con un istituto pubblico, con i miei cittadini, ce l'ho magari appunto con JP Morgan e con Banca Bella. E allora questi, grazie alla forza di ricatto che hanno in mano, ti chiedono scelte politiche. Quindi il principio che dobbiamo far passare quando parliamo al bar con qualcuno è che il debito è una bella cosa, debito pubblico, purché ovviamente sia denominato in una moneta che possiamo emettere, cioè la moneta che noi possiamo letteralmente creare dal nulla. Il resto, se no, è semplicemente speculazione e oltretutto non ha alcuna correlazione con l'inflazione, perché nuovamente l'autorità che emette moneta non incide sull'inflazione. Non è che se battiamo moneta creiamo inflazione. Ripeto, l'inflazione la creiamo se creiamo troppa moneta. E su questo, tra l'altro, se ho qui una bella citazione di
di una persona che riguarda la scuola classica, cioè Smith, che viene considerato uno dei padri fondatori del liberismo. Il buon Adam Smith non era così male come ci raccontano oggi, perché il suo modo di vedere il liberismo era molto più simile al modello costituzionale attuale. E lui sulla moneta diceva anche una cosa interessantissima, nel libro La ricchezza delle nazioni, e ci ricordava che la quantità di moneta aumenta naturalmente all'aumentare del valore del prodotto annuale. Man mano che aumenta il valore dei beni di consumo che circolano annualmente nel paese, sarà necessaria una maggiore quantità di moneta per farli circolare. Molto semplicemente. Più produci, più devi creare moneta. È la cosa più ovvia del mondo. Infatti, se poi per assurdo volessimo collegare per evitare abusi, perché tante volte si è detto non vi diamo la sovranità monetaria alla politica perché la politica poi magari esagera nei favori, a un certo punto questo potrebbe creare troppa moneta e quindi creare inflazione. A parte che non è mai successo, perché le spinte inflattive in Italia sono derivate da shock esterni, quindi dalla guerra del Medio Oriente e dai problemi collegati alla questione iraniana, eccetera, eccetera. Quindi sempre da shock esterni legati al petrolio, che ovviamente è aumentato di prezzo e questo ha creato inflazione perché si va a cascata su tutti gli altri beni. Però, cioè, al di là del fatto che non è mai accaduto, volendo, esiste qualcosa di più intelligente che dare il controllo della moneta a un'autorità indipendente. Perché lui magari è bravissimo, gli do il controllo della moneta, però a un certo punto, essendo un essere umano, se ha un potere simile, potrebbe essere tentato di usarlo per un suo. Difficile credere che avremo sempre banchieri illuminati che faranno sempre gli interessi del popolo. E mi pare che abbiamo visto che è successo leggermente il contrario rispetto a questo. Allora, quale sarebbe l'unico criterio che potremmo avere per la creazione monetaria? Basterebbe ancorare l'espansione monetaria alla crescita. Cioè, se il PIL cresce del 2%, tu dovrai immettere moneta in misura anche maggiore al tasso di crescita, se no interrompi la crescita stessa. Quindi ci sarebbero dei parametri che potremmo fissare per dare dei paletti se avessimo paura di un legislatore troppo spendaccione da questo punto di vista. Però devono essere ovviamente parametri completamente opposti a quelli che sono stati creati oggi e soprattutto tecnici e scollegati chiaramente da una certa autorità indipendente che decide quello che vuole. Io comunque credo che non avremo nessun tipo di problema a gestirci in totale democrazia l'emissione monetaria. È qualcosa che possiamo fare. Anche perché parliamo di un paese che ha un altissimo tasso di produzione. Certo, più rimaniamo nell'euro, più perdiamo industrie. E quindi il problema si pone, perché poi a un certo punto se non produci più nulla, non è che stampando moneta diventi ricco. La moneta è uno strumento al servizio di una produzione. Però è altrettanto vero che l'Italia non può avere questo tipo di paure. Quindi per l'Italia creare una spinta inflattiva è molto difficile. Tra l'altro è anche molto difficile con l'aumento della tecnologia, perché oggi una grande produzione di massa fa prima ad aumentare la quantità del prodotto, la quantità di prodotti creati, che non alzare i prezzi. Perché comunque è molto più semplice come tipo di discorso. Per cui nella storia della casistica non abbiamo mai visto spinte iperinflattive in un paese ad alta produzione. E comunque, anche avessimo paura di questo, non è una buona ragione per cedere alla democrazia. Questione spread. Lo spread intanto è semplicemente il differenziale, quindi un punteggio che misura il differenziale tra il tasso di rendimento di un titolo, di un paese dell'Eurozona, rispetto a quello che paga meno interessi nel momento. Ad oggi è la Germania e quindi il valore dello spread è rapportato tra il valore, il rendimento dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. L'aumento o diminuzione dello spread è di nuovo un fatto esclusivamente politico. Se la banca centrale in asta compra tutti i titoli di Stato invenduti, il prezzo scende. Se la banca centrale decide di non comprare, il prezzo sale. E tra l'altro sale per volontà dei mercati, perché banalmente, citiamo ancora la JP Morgan, va all'asta, si presenta all'asta dei titoli di Stato e dice vabbè io adesso non ve li compro, li faccio salire un po' e poi li compro quando valgono di più, io ci guadagno di più, che problema c'è? La banca centrale era quello strumento che interveniva per mantenere i tassi bassi. Quando l'Italia ha fatto il famoso divorzio tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro e quindi la banca centrale non era più nei fatti obbligata ad acquistare i nostri titoli di Stato, qual è stato il problema? Che abbiamo iniziato a pagare ovviamente maggiori interessi, una quantità maggiore di interessi, gli interessi sono saliti, abbiamo perso una marea di soldi in questo modo. Quindi lo spread non è calato dopo la crisi del 2011 quando Monti ha fatto austerità, lo spread è calato quando Draghi ha detto che comprava senza nessun limite i titoli di Stato italiani. E questo zero lo spread.
Oggi sta finendo il contratto di leasing, Draghi smette l'acquisto dei titoli e lo spread sale di nuovo. Quindi è una scelta del banchiere centrale indipendente che decide di ricattarti o meno. Sul tema ricatto c'è anche lì una dichiarazione di un ministro di Orlando, quindi allora ministro della giustizia nel 2012, che ci dice, era parlamentare nel 2012, ministro della giustizia chiaramente quando ha fatto la dichiarazione nel 2016, che ci raccontò cosa successe quando inserirono il pareggio di bilancio in Costituzione. Lui disse candidamente che a un certo punto ormai ci sono poteri sovranazionali di natura economica che mettono il Parlamento di fronte al fatto compiuto. E questo lo possono fare soltanto in funzione di norme giuridiche. E quindi non è che c'è molto da girarci intorno o di andare a dire che è stato un errore, che non l'hanno fatto apposta. È stato un atto criminale. Cioè qui non si tratterebbe nemmeno di dire rimborso alla grande multinazionale che mi ha acquistato i titoli. Sarebbero da punire penalmente, confiscargli ogni bene, togliergli tutto quello che hanno. Perché questo è quello che dovrebbe essere fatto a chi fondamentalmente ci ha frodato. E il settore bancario internazionale in realtà oggi lavora un po' come un gigantesco schema Ponzi, perché anche tutte queste banche commerciali che spappano la base monetaria, creando letteralmente l'atto del prestito, la moneta, creano promesse di pagamento, ma comunque moneta, beh, in questo modo gli dai un potere politico devastante, perché se io sono una banca e voglio finanziare il suo partito non ho limiti. E anche questo aspetto è essenziale, infatti un altro degli elementi programmatici... Noi confidiamo anche su questo. Questo sarebbe utile, ma per farlo dovreste avere una banca pubblica, che tra l'altro paradossalmente è una delle cose che i trattati consentono, ma che l'Italia non fa. Un governo che volesse approntare dei meccanismi di difesa, l'attacco speculativo, oggi aveva già una banca pubblica che gli comprava i titoli di Stato alle aste, non continuava a regalare soldi alle multinazionali, ma perché devo regalare soldi alle banche d'affari? Se in questo momento avessi, che ne so, nazionalizzato Carige, piuttosto che Monte dei Paschi di Siena, fossero pubbliche, io partecipavo all'asta, mi compravo tutti i titoli di Stato italiani e lo spread era zero. Non ha voluto fare nemmeno questo, ma di che stiamo parlando? E questo è consentito dai trattati. I trattati consentono agli stati di avere banche pubbliche. Quindi potrebbe essere al limite discutibile se posso espropriarne una, ma al limite ne creo una ad hoc. Utilizzo la cassa depositi e prestiti. Quello che abbiamo dato a alcuni. Però non lo stanno facendo, e se non lo fanno è perché non lo vogliono fare, perché non ci sono motivi in questo momento per non farlo. Quindi sono scelte politiche che fanno pensare male, anzi malissimo. Che fanno pensare che si sta seguendo una strada completamente opposta, che poi rivendicano, perché un'altra parte che non vi ho detto della lettera di Savona è altrettanto testuale in quelle che sono le loro intenzioni, perché dice che affinché questa unione, quindi gli Stati Uniti e l'Europa, si possano realizzare in futuro, è necessario educare i giovani oltre che istruirli, dando vita a una scuola europea di ogni ordine e grado, nella quale trovi spazio una comune cultura mantenendo viva la coscienza dell'immenso patrimonio culturale di cui dispongono i paesi membri. È così che nasce più Europa. Fatta l'Europa, si devono fare gli europei. Il perno essenziale è la scuola, come testimonia il successo del progetto Erasmus, poiché questa strada richiede tempo, cioè è lunga, di fatto cooptare gli studenti, perché è questo che sta scrivendo, per raggiungere l'obiettivo dell'unificazione politica, che sono gli Stati Uniti d'Europa, per far funzionare l'accordo, in particolare rendere irreversibile l'euro, è necessaria una strategia alternativa che, rinviando i pur necessari problemi riguardanti l'integrazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, si deve concentrare nell'interpretazione degli accordi per attuare una politica monetaria e fiscale che consenta la convergenza delle condizioni di vita dei cittadini europei per rivitalizzare il consenso necessario per l'Unione Europea e l'euro. Questo è il nostro governo, ragazzi. Cioè, io non è che ero critico a priori, qualcuno mi aveva accusato, critichi la Lega perché non ti hanno preso. No, la Lega mi aveva offerto posti in Parlamento e mi sono candidato da terzo in lista con Casapound, senza nessuna possibilità di entrare per la posizione in lista. Perché l'ho fatto? L'ho fatto perché queste condizioni le conoscevo da prima. Piano B l'ho scritto, da parte di alcune slide giuridiche del Piano B l'ho scritto. Si chiamava Piano B perché il piano A erano gli Stati Uniti d'Europa. E io litigai con Rinaldi a Savona per questo. E poi rompi i rapporti. Perché la strada che volevo intraprendere fin da allora era un'altra. Per cui, cioè, noi non dobbiamo ragionare per ottiche di tifoseria. Ben venga l'alleanza con chiunque voglia uscire dall'euro, ma con chiunque, vi dico pure con Renzi, se domani mattina folgorato sulla via di Damasco ci dice che voglio uscire dall'euro per davvero. Però devo guardare i contenuti oggettivi. A un governo che mi chiede di fare gli Stati Uniti d'Europa, io non posso avvicinarmi, ne
nessun modo, perché andiamo esattamente nella direzione opposta. E oltretutto chi ammette la volontà di cooptare i giovani, cioè di convincerli a qualcosa che non, in cui non credono attraverso una scuola. Non guardare nemmeno il figlio con... Questo è terrificante e assolutamente intollerabile. Bene, se qualcuno ha voglia di fare un intervento, lo dica adesso, altrimenti taccia per sempre. E anche perché noi abbiamo tempo contingentato, in realtà dovremmo pagare, più siamo qua più paghiamo, lo diciamo subito, non è mia che c'è. E quindi se qualcuno fa un intervento, ovviamente lo può fare, infatti ci farebbe piacere. Se così non fosse, io prima di dare la parola a Fabio, ci tengo a dirti, Marco, che insomma sono contento che tu abbia fatto una scelta di campo che ti è appena ricordato, e anche perché ti sei trovato male e quindi qui stai meglio. Avrei dovuto anch'io iniziare a dire che sto lavorando per rendere la gabbia più confortevole, come ha fatto con la Nazi. Hai fatto bene, sono un po' preoccupato di questa presa in giro collettiva, no? A cui assistiamo ogni giorno, e lo dico a questo mondo anche perché se è vero che questi sono chi oggi è al governo, è meglio di chi c'era prima, che questo è un dato controvertibile, e anche tanto vero che molte delle cose che sono state promesse mi piacerebbe vederle prima di poterle giudicare, e invece adesso ad oggi stiamo assistendo solamente a livelli annunciati, no? Poi guarda, lo dico a questa provincia dove il nuovo presidente della provincia sarà sempre lo stesso, le forze politiche che sosterranno il nuovo presidente della provincia saranno sempre le stesse, l'unica preoccupazione delle forze politiche anche di coloro i quali conosciamo come centrodestra, tanto per chiamarlo in causa, è sempre lo stesso, quindi quello di sedersi e attovagliarsi e attovagliare la tavola per la divisione condivisa. Io sono contento di essere stato sollecitato da Fabio in questa direzione, quindi che tu sia qua. Ti ringrazio veramente di cuore per quello che hai, per la conoscenza che hai portato in questa sera, per l'attenzione ideale che hai messo nel tuo intervento, e anche permettevi di dire, voglio ringraziare tutti quanti voi per aver dedicato durante il vostro tempo a una scommessa che con Fabio abbiamo fatto, con Fabio grazie a Marco abbiamo fatto, e questa scommessa vorremmo ripeterla, la ripeteremo, confidiamo in un numero di donne superiore a quella di oggi, perché capisco che ognuno di voi è geloso, quindi lascia a casa la propria fidanzata, la propria moglie, la propria amante, venite fiduciosi, perché davvero abbiamo bisogno di condividere un pezzo di strada insieme, e abbiamo bisogno di essere davvero in tanti domani, perché altrimenti il nostro destino è già scritto. Vedere consolidata la dittatura finanziaria. E poiché non vorremmo riconoscerci, non vogliamo riconoscere quel destino, abbiamo bisogno di tanti e di tante persone. Che siete qua ci fa ben sperare. Passo adesso la parola a Fabio perché concluderà lui la serata. Ringrazio ancora tutti quanti per essere stati presenti, per essere stati qua. Ringrazio ovviamente Marco per quello che ci ha voluto dire. Lo aspettiamo con il suo libro. Lo aspettiamo con il suo libro. Non ti promettiamo tutta questa attenzione, ma ti promettiamo che lo compriamo. Grazie. Tocca a me farlo, il monitore. Per chi volesse acquistare spintaneamente il libro, spintaneamente lo sottolineo, ne abbiamo, di quelli vecchi, in attesa di quello nuovo. Sì, il primo libro di Marco, appunto, della Terra. Poi quello nuovo uscirà per altra forte che prima dicevo che era il tramonto della democrazia, ora dico che è proprio morta. Quindi sono migliorato da tutti i punti. Aspettiamo del terzo, sono lo esempio. Però niente, da ringraziare sia Marco che Beppe. Una considerazione, visto che si è parlato in chiusura appunto di come viene considerato, del consenso che sta incassando anche quest'ultimo governo, di cui la più comune definizione per questa sono comunque meglio di quelli di prima. Quindi diciamo che la nuova tendenza politica degli italiani adesso è guardare almeno peggio, che ci può anche stare,
Quindi sono meglio di quelli di prima, io posso dire, posso dargli atto per quanto riguarda forse una, uno sdoganamento culturale che si è fatto di certi temi, quindi ci sentiamo tutti un po' meno, un po' più liberi di poter parlare liberamente, per esempio che ne so del blocco dell'immigrazione, quando una volta potevi essere tranquillamente accusato di razzismo, oggi abbiamo un governo che teoricamente ha una voce ferma su questo, quindi lo sdoganamento culturale che è in atto per certi versi positivo, ma quando poi ci ritroviamo a parlare anche grazie a Marco dei piani in atto, io qualche dubbio ce l'ho. E infatti chiudo con una citazione non mia, ma che faccio mia, che è quella del nostro presidente Gianluca Iannone, che ha dichiarato poco tempo fa, ha dichiarato Grosseto, abbiamo ascoltato Grosseto, che dopo 20 anni di governo oggi si stanno tutti riscoprendo sovranisti. Oggi, proprio questo termine, sovranismo, è tornato in auge, è tornato di moda, oggi, anche a sinistra stanno fondando i partiti sovranisti di sinistra. Ma cosa significa? Oggi ne abbiamo parlato di cos'è la sovranità, di cosa significa per l'Italia essere un paese sovrano, innanzitutto tornare padroni della propria moneta per decidere i propri destini. Mentre oggi quello che temiamo, quello che probabilmente rischiamo di vedere è che qualcuno, anziché liberarci, si stia solo preoccupando di imbiancare le pareti della nostra cella. Questa cella si chiama Evo. Quindi non possiamo stare a osservare mentre imbiancano le pareti della nostra cella. Noi dobbiamo uscire da questa cella. La sua uscita è l'uscita unilaterale, quindi c'è niente da dire, basta. Di Gianluca Iannone mi consenti una bellissima citazione che avete ricondiviso sulla pagina di Casa Paolo Cuneo, che ho cercato al volo. Sì. Dopo 20 anni al governo, dovrebbero partiti riscoprirsi sovranisti. Ma cosa vuol dire sovranità? Sovranità è essere padroni della propria moneta. Io temo che qualcuno stia pensando di non liberarci, ma semplicemente di imbiancare le pareti della nostra cella. Chiamata è esattamente questa. E questo è... Iannone ha colto esattamente l'essenza di questo momento storico, in modo esemplare direi. Beh, se, come, se non c'è nessun intervento da parte vostra, sarà si chiude, e, come ripeto, trovate il libro di Marco. Veramente invitati a acquistare il libro, non rimane. Siete oltretutto spintanamente invitati a sostenere i progetti editoriali, quindi Altaforte, Edizioni, il Primato Nazionale, che trovate in edicola, perché sono i mezzi con cui Casa Pound, con cui noi cerchiamo di diffondere la nostra voce, la nostra informazione, per liberarci un po' dai dogmi e dalle cazzate che ci vengono dette dai media e dai grandi partiti. Ma perché... Anche dai piccoli partiti. Anche dai piccoli partiti. No, perché se no salviamo qualcuno, io non voglio salvare proprio nessuno. No, ci tocca salvare chi ci ha detto... Dai partiti che trovano spazio in questa media. Provincia non facevano una battaglia perché si tiravano fuori. In realtà qui i partiti non hanno fatto la battaglia in provincia perché non c'erano neanche i consiglieri per poter fare la battaglia, quindi io non rubo, tanto non ho l'occasione di rubare, sarò sicuramente salvo. Non rubare quando hai la possibilità di farlo è un altro concetto. Detto con questo non dico che ruba, però lo dico. Sottolineo comunque l'importanza di sostenere le battaglie che Casa Pound sta facendo a livello nazionale e non solo, anche territoriale. Quindi, sia con l'aiuto alle famiglie bisognose, veicolare comunque le idee ha un costo, noi lo facciamo come si faceva una volta, mi ricordo di nuovo di quando ero giovane, e quindi ognuno di noi era testimone, era portatore sano di un'idea. Noi crediamo di poterci considerare portatori sani di un'idea, vi chiediamo di collaborare con noi nella trasmissione di questo. Lo dobbiamo fare necessariamente rispetto forse a un passato con più condizioni di causa, per avere più condizioni di causa dobbiamo essere informati, dobbiamo essere preparati, perché non possiamo più permetterci di giocare una partita al pressapochismo. Gli altri stanno giocando una partita importante, la partita della vita lo fanno con mezzi straordinari, lo fanno con condizioni di causa, lo fanno con strumenti e con cultura. Noi dobbiamo essere, dobbiamo metterci quantomeno al loro pari. Per esserlo dobbiamo essere informati, dobbiamo essere per le informazioni che ci servono, dobbiamo conoscere di cosa stiamo parlando, dobbiamo conoscere
il linguaggio di quello con cui ci accingiamo ad affrontare, altrimenti possiamo solamente soccorrere. Lo dico a tutti quanti noi, a me per primo, perché tutti quanti noi abbiamo qualcosa da imparare, stasera qualcosa lo abbiamo fatto insieme, e credo che aiutare anche Marco, che vorrei sottolineare, Marco mestiere fa avvocato, non è che fa quello che scrive i libri e quant'altro, quindi dedica buona parte della sua vita a noi, così come noi la dedichiamo ogni giorno ai nostri vicini, lo abbiamo fatto, adesso vedo Massimino da anni, vedo i vecchi, quelli che con me sono diventati vecchi, no? Per fortuna. È un lavoro faticoso, quindi aiutare anche chi fa lavori faticosi, in questo caso impegna il loro tempo per portare quello che sono per noi delle bandiere, credo che vada in questo senso aiutato. Non è un grosso sforzo, anche perché abbiamo il libro scontato, sono gli ultimi numeri, forse con i bollitori che ricordano, davvero, a parte gli scherzi, dateci una mano, sì, siamo in diretta, dateci una mano, quelli che avanzeranno sono messi già in rete, giusto? Quindi siamo disponibili anche a vedere la rete. A parte tutto, vi ringrazio ancora per la serata e vi auguro buona notte. Oltretutto, per chi vuole proseguire la serata, è aperto il maestrale Circolo di Casa Pound in via Bertano 5.